Hello guys! In this video, well, I show you my father on sim racing. He never drove with a steering wheel on a racing game before. When I was a kid, I made a lot of races with him on Gran Turismo, on split screen on PlayStation 1. But we were racing with controllers, so of course it isn't the same thing. The game used is a Automobilista 2 and the car is a BMW M3 E30 DTM without a driving assist. I swear, this car isn't easy at all to drive on this game. The game itself is pretty hard already, so you can imagine how hard it is to drive this old real-wheel drive car. I did 5 laps on this track and my best one was 1 minute 52 and 8. My goal is to coach my father to get closer as possible to my time in less than 1 hour, even because he can't drive more than 1 hour because of his old age. I made this little chart to measure his performance and my coaching skills. Every 5 seconds corresponds to a different evaluation from very bad to awesome. I hope to reach at least the half chart. The lesson will be in Italian, angry Italian. But don't worry, I added subtitles. I primi giri vedrai che le gomme sono ancora fredde, quindi vedrai che la macchina è salita. Sì. Antiorario? Ah, si muove tutto qua. C'ho la mappa del... sì, sto là. In alto a destra. Jerez, te lo ricordi? Osserva i cordoli. Osserva i cordoli, un attimo. Quante marce c'ho? 5. Frena, 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 frena. Ma questo va a c***o suoi. Frena, 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 frena! Questa è ben seconda. Ah, dai! Come te la senti la macchina? Volante che non sa qui. Duro il volante? Ah. Di solito queste configurazioni. Ah, mi sono la testa. Pena. Curva stretta. Tutto a pieno. Ancora, tutto a pieno qua. Vai. Quarta. Mi frena un po'. Vai, accelera. No, non me la sentivo di accelerare adesso. Mi hai fatto sbagliare. Adesso è colpa mia. Sì, non me devi dire che... No, frizzi. Ok, stai sulla sinistra, frena. Questa è lenta sta curva.
Allora, qui frena. Ecco. Devi girare dolcemente. Devi impedire alle ruote dietro di sbandare. Perché a un certo punto lo senti la macchina quando comincia a sbandare. No, è proprio quello, non ti sento. Come no? Tu c'hai la tendenza di girare troppo il volante perché c'è l'impressione che se giri di più il volante gira di più la macchina, ma non è così. Ecco, così. Questa seconda qua. Piano con questo acceleratore. Ehi, come parte? Andavo pianissimo. Sì, ma hai dato troppo gas. Ok. Almeno hai capito come fare l'uscita. Appino, vai. Ma lo vedi? A questo punto va per c***o suoi, questo. lo so, ma devi tenere il saldo proprio il volante sulle mani. Non devi permettere alla macchina di danzare. Vedi, è il trasferimento di peso quello. Frena. Frena. Tornante. Piano in uscita. Ok, vai. Hai fatto già il tuo record. Dai. Pena. Cioè, il record significa che è la prima volta che non vado fuori pista. Beh, è allo stesso tempo il giro più veloce che hai fatto adesso. Pena. Questa è lenta. Vai. Mettiti sulla destra, bravo. No! Infatti avevo visto che come partiva. Vedi che riesci a vederlo. Ok, vai. Gira dolcemente quello con l'acceleratore. Bene. Piano con l'acceleratore, ok, vai. Sono qua tornante. Piano con l'acceleratore, piano. Ok, vai. Frena. Non ho fatto il record, no? Come? Non mi sono migliorato. Sì, ti sei migliorato, sì. Così? Sì. Ma concentrati sulla guida, te li vedo io i tempi. Gira di più, piano. Ok, vai. No. Vabbè. Vai. Pena.
Piano in uscita qua. Vai! Quasi, vabbè, ho migliorato. Qui frena. Vede il trasferimento di peso qui. Frena. Perché è ovvio, quando guidi in città, tu il trasferimento di peso della macchina non lo puoi sentire a velocità troppo basse. No, qui si sente molto relativamente. Vedi? È proprio perché non lo sento, capito? Logicamente no. Quello che manca su questo coso, ovviamente, è la sensazione che c'è sul sedile. Lo so, la forza G, lo so. Vabbè. Ti pare niente, dici niente, quella è determinante, sai. Sì, ma a livello visivo riesci a vedere comunque infatti quando la macchina sbanda. Infatti ci sta quelli che c'hanno quei cosi con tutti quanti gli ammortizzatori, sai? Vabbè, quello lì però... È quello che c'ha i piedi... Ho capito, ma quello lì è un coso da 15.000 euro, non è che posso... lo compriamo. Certo, compriamo tutto. Accelera un pochino qua. Mettiti sulla sinistra. Frena. Ok. Questa quasi a pieno. Metti la quarta. Frena. Gira. Vai. Dai che ci sei quasi. Frena. Che è successo? Non lo so. Ok. È bloccato. Vabbè. The game freezed, but at the same time my father couldn't continue. His legs hurt after 1 hour of sim racing. Considering he's someone who never played professional sim racing before, it's a nice result for just 1 hour of gameplay. Well, I hope you liked our experience. See you in the next video!